Sarà un inizio di anno senza gravi traumi. Ad affermarlo era stato qualche giorno fa il provveditore agli studi di Arezzo Roberto Curtolo dalle pagine del quotidiano La Nazione di Arezzo. Di fatto, a poche ore dal suono della prima campanella, ancora ci sono cattedre non assegnate, sia di materia che di sostegno. In molti si chiedono se nelle ore ormai poche che ci separano dalla prima campanella tutto sarà a posto. La preoccupazione delle famiglie quindi è che si possa di nuovo piombare nella confusione di qualche anno fa, quando alcune cattedre venivano assegnate dopo mesi dall'inizio dell'anno scolastico. La prima settimana sarà comunque ancora di assestamento con insegnanti che effettueranno le supplenze. Il problema aumenta man mano che si sale di grado. È il presidente dell'Associazione Arezzo Autismo a ricordare che in questo senso l'attenzione è sempre molto alta per evitare che si verifichino ritardi inaccettabili. Dobbiamo sempre ricordare che l'insegnante di sostegno è sostegno alla classe, quindi non è solo per il bambino, ma è per tutta la classe questo vantaggio importante. Come è importante che gli stessi insegnanti curriculari abbiano le competenze, abbiano gli strumenti per poter fin dall'inizio iniziare il lavoro didattico con il ragazzo. Certo, in questi anni sembrava insomma che si fosse invertita la tendenza e quindi che gli insegnanti venissero assegnati con una certa velocità, che fosse tutto abbastanza più lineare il percorso. Sembra invece che, insomma, che quest'anno abbia portato, vuoi per vari motivi, forse anche per motivi interni al Ministero, una certa confusione, e quindi il rischio è che si ripiombi in ritardi inaccettabili. Per un bambino e per una classe è fondamentale partire con il piede giusto, cioè non è accettabile arrivare a dicembre e dover coinvolgere i genitori costringendoli, che so, a ritirare il bambino prima dall'orario di scuola oppure a tenerlo fuori dalla classe o altre cose così. Quindi ecco, noi come associazione ci aspettiamo che il percorso faticoso ma insomma virtuoso che si era intrapreso in questi anni prosegua. Certo, ci sono grandi differenze tra la scuola primaria e le primaria e secondaria e le superiori, purtroppo, perché per legge, per una serie di normative, alle superiori ci sono dinamiche un po' diverse per il sostegno e quindi spesso si incontrano più problemi a trovare le figure di riferimento giuste alla formazione. Una cosa che posso dire è che noi come associazione sicuramente faremo è quella di proseguire, come abbiamo fatto gli anni scorsi, e forse intensificare il rapporto con le scuole superiori e primarie per una formazione costante degli insegnanti. Su questo devo dire abbiamo trovato una grande disponibilità da parte degli insegnanti, quindi noi investiremo sia risorse che tempo che professionalità per far sì che gli insegnanti siano sempre aggiornati. Ecco, più di questo al momento non possiamo fare, sperando che, insomma, che nell'arco di una settimana in cui sapremo se tutti i posti saranno coperti, se le ore saranno garantite, se ci sono problemi. Dopodiché ci muoveremo.